Sono stati in tutto 24 gli istituti scolastici della provincia di Chieti coinvolti nel progetto educativo annuale dal titolo Relazioni, il tempo del noi, i linguaggi come strategie educative civili, coordinato dall'Associazione Libera contro le mafie per educare e sensibilizzare più giovani alla legalità con attività portate avanti durante l'anno scolastico e sintetizzate questa mattina nell'aula magna del liceo Gonzaga di Chieti, dove i docenti delle scuole coinvolte hanno presentato le pratiche artistiche realizzate dagli studenti contro le mafie. A parlarne è Tiziana Venditti, referente dell'ufficio scolastico di Chieti Pescara. Il percorso che le scuole hanno intrapreso quest'anno ha come tema centrale proprio il noi, quindi come sfondo integratore c'è proprio questa idea di unità che le scuole hanno ripercorso attraverso una serie di linguaggi diversi che poi portano appunto ad una convergenza e ad un discorso che riunisce un po' tutti i temi trattati, che sono appunto quelli della legalità che noi come scuole vogliamo perseguire. Quando si parla di mafia si pensa a casi molto più grandi, macroscopici, poi in realtà anche gli episodi di prevaricazione, di bullismo possono essere delle piccole mafie. Lo scopo finale è anche questo, direi, proprio l'idea che si possa muovere una qualche leva che ci porti a creare percorsi di legalità anche nel nostro microcosmo, diciamo, non c'è bisogno di guardare per forza a scenari più grandi, più importanti. La legalità comincia proprio dai banchi di scuola, rispetto al proprio compagno, del proprio insegnante, che è una cosa che si sta perdendo e sulla quale noi dobbiamo insistere, perché si parte proprio da qui. Queste sono le leve che noi possiamo e dobbiamo muovere. L'incontro di questa mattina si è aperto con il ricordo di Francesca Morvillo, Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, vittime della strage di Capaci compiuta proprio il 23 maggio del 1992, come sottolinea Michele Gagliardo, responsabile nazionale della formazione per l'Associazione Libera. È una giornata importante che è prezioso ricordare nell'ottica di connetterci con la vita delle persone che 32 anni fa ci hanno lasciati, ma ci hanno anche lasciato delle responsabilità, un'eredità da portare avanti. In quelle storie, in quelle vite c'è tutta la nostra responsabilità di oggi per essere cittadini pienamente. E pensare di chiudere il nostro percorso di formazione con le scuole, di lavoro dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini e delle bambine oggi, per noi ha questo significato. È una responsabilità nell'oggi, no? Nel far crescere dei cittadini consapevoli, attenti, capaci di costruire un cambiamento nel territorio dove vivono. E ancora di più sul tema, no? Del nostro percorso, che è proprio quello della ricostruzione di legami, di comunità, ma è anche quello di capire come, a partire dalle relazioni, da un noi più solido, si possa vivere meglio, si possa avere futuro.